come sapete, mi chiamo Enrico Zoppa, sono presidente dell'Acqua Minerale San Benedetto. Approfitto per ringraziarvi della vostra calorosa accoglienza, cosa di cui non dubitavo, perché già 5 anni fa, quando sono venuto giù la prima volta, ho potuto apprezzarla. E anzi, è stato uno degli stimoli per poter fare di questo un progetto che fosse un progetto serio, inserito in una strategia più ampia della nostra azienda. Questa strategia ovviamente deve essere e sarà allineata con le necessità dei tempi futuri e soprattutto quella di essere più vicini ai consumatori, più tutelanti delle risorse naturali, più stimolanti per quanto riguarda anche il rapporto sociale con il territorio. Dico rapporto sociale perché in tutte le esperienze, soprattutto che noi abbiamo fatto, la più vicina qui è Popoli, che oggi è un'azienda che produce una quantità notevole di bottiglie e dà un'occupazione che è significativa, quindi di qualche centinaio di persone. Siamo partiti con le stesse speranze, siamo partiti con le stesse valutazioni di base. Quindi ricordo in quel momento di aver trovato, di essere riuscito a trovare questi elementi che hanno dato coraggio per intraprendere un progetto di questo genere. Perché oggi siamo all'inizio di trasformare questo progetto in realtà. Quindi, come diceva il sindaco, le nostre tradizioni, le nostre origini agricole e contadine, di cui siamo orgogliosi, ci dicono che la prudenza è sempre un fatto estremamente importante. Prudenza soprattutto non soltanto nell'investire, perché questo sicuramente quando la decisione è definitiva sappiamo che dobbiamo farlo nel modo migliore, ma dobbiamo portarlo avanti con quella umiltà, con quella serenità che ci ha sempre, spero, contraddistinto e che ci ha sempre dato dei grossi risultati. Non è la prima esperienza questa che partiamo dal ground, da zero. Non vi posso dire che negli ultimi 2 anni abbiamo avuto molte offerte di aziende che sono in difficoltà, non molto lontane anche da questo territorio, aziende di diverse dimensioni. Ma noi siamo molto ligi nelle nostre strategie, molto ligi a recuperare quei valori e far nostri quei valori che secondo noi saranno fondamentali. Nel mio concetto l'industria del futuro non può essere un'industria che non ha nel proprio elemento di base il rispetto delle risorse. Le risorse non sono eterne, le risorse dobbiamo saperle razionalizzare, dobbiamo renderle più disponibili possibili e più rinnovabili possibili. Quindi questo è per noi un elemento di base su cui noi contiamo, su cui noi ci posiamo. Quindi, quanto mai potremo andare in un territorio dove le risorse saranno disponibili o sono disponibili solo in tempi relativi. Anzi, sopra queste io credo che dobbiamo creare uno sviluppo culturale reciproco in termini di modalità con cui agiamo, modalità con cui costruiamo, modalità con cui fabbrichiamo, che sarà un patrimonio che condivideremo con tutti voi e credo che diventerà un elemento di entusiasmante di poter progredire in un sviluppo che sia equilibrato. Perché sempre di più l'equilibrio dello sviluppo è un elemento fondamentale. Anche per dare sicurezza ai nostri consumatori, a coloro con cui avranno un rapporto sia con San Benedetto ma anche con il Pollino e quindi con tutta l'area di Bisanello, su cui credo sia un testimonial valido di quei valori che noi riteniamo siano e saranno fondamentali per lo sviluppo. Quindi in base a questo io credo che da oggi dobbiamo prendere coscienza che dobbiamo soprattutto lavorare con serenità da una parte, con serietà,
e con la coscienza che sono momenti abbastanza difficili, molto, molto difficili, ma che quello che riusciremo a esprimere, riusciremo a dare al contesto, nel contesto economico e nel contesto commerciale, sarà qualcosa di molto solido, di molto valido, che ci darà delle prospettive. Quindi a questo punto io poi lascerei la parola a coloro che presenteranno più in dettaglio il progetto, poi magari potremo approfondire tutti i vari concetti e valori.